0, 1, 2, 3, 4, 5. Sì, lo so che sai già contare, ma in questo video impareremo delle espressioni che noi italiani usiamo spesso, unendo i numeri ma ad altri concetti. Partiamo con il numero 0. La prof oggi era arrabbiatissima e ha sparato a 0 su tutti. No, no, tranquilli, la prof non è entrata con una pistola in classe, per fortuna. Sparare a 0 vuol dire denigrare, insultare. Quindi la prof era arrabbiata e ha sparato con le parole a 0 su tutti. Sempre con lo 0 c'è un'altra espressione, molto giovanile. Zero voglia di. Zero voglia di uscire, zero voglia di mangiare, zero voglia di giocare. Zero voglia significa nessuna voglia, non ho proprio voglia di fare qualcosa. Numero 1. Sei proprio il numero 1. Cosa significa? Essere il migliore, essere il preferito. Si può dire delle persone, ma anche degli oggetti o degli eventi, di qualsiasi cosa. Numero 2. Esco e vado a fare due passi. No, non significa che faccio uno, due e poi mi fermo. Due passi significa fare un breve giro, una breve passeggiata. Ricordati, si può dire anche o due passi, ma anche quattro passi, e significa sempre una breve passeggiata. Uniamo il numero 2 al numero 3. Chi fa da sé fa per tre. Che cosa vuol dire? Che se io faccio le cose da sola, con concentrazione, in autonomia, posso fare lo stesso lavoro di tre persone insieme. Chi fa da sé fa per tre. E numero 4. Mi sono fatta in quattro. No, non ho diviso il mio corpo in quattro parti. Farsi in quattro vuol dire impegnarsi tantissimo per raggiungere un obiettivo. Ad esempio, per conseguire la patente mi sono fatta in quattro, cioè ho studiato tantissimo. C'è un'altra espressione molto simile con il numero 7. Ho sudato 7 camicie, quindi mi sono fatta in quattro, oppure ho sudato 7 camicie. L'ultima. Fare una cosa in 4-4-8. 4 più 4 fa 8. È un conto facile, semplice, veloce. Fare le cose in 4 e 4-8 significa fare le cose molto velocemente, senza prestare troppa attenzione. Vi faccio un esempio. No, devo partire tra 30 minuti. Farò le valigie in 4 e 4-8. Tu non studiare in 4 e 4-8. Buona giornata!